Proviamo. Perfetto. Buonasera a tutti e tutte, sono Fabio, un volontario dell'Arcigay Chieti Silvia Rivera e siamo qui stasera per poter parlare di HIV in occasione del WAD, ovvero della giornata internazionale contro l'AIDS e lo facciamo con tre ospiti, nello specifico Maria Ripe Trantonio, una specializzanda in malattie infettive, Michele Breveglieri, responsabile salute di Arcigay Nazionale nel direttivo di Arcigay Verona e Bastian Bux. Un ragazzo che usa la PrEP, ha una pagina Instagram nel quale fa informazione di diritti sessuali e di PrEP. Partiamo subito con gli interventi, avremo tre interventi, vi informo anche che c'è la possibilità di poter fare domande agli ospiti commentando direttamente il post su Facebook. Innanzitutto vi ringrazio di essere qui presenti e quindi di portare le vostre esperienze sia come professionisti e professioniste, sia come ovviamente persone col proprio vissuto personale. Grazie Iniziamo con Maria. Maria, a innanzitutto ti ringrazio di te. Grazie. essere qui con noi. E ti volevamo chiedere la possibilità di spiegarci quella che è la differenza tra HIV e AIDS, soprattutto perché spesso se ne sente parlare come se fosse la stessa cosa, mentre in realtà non lo è, e se puoi darci anche un panorama di quelli che sono gli strumenti di prevenzione, e poi successivamente ti chiederò comunque altro. Ok, allora ciao a tutti, a tutte, buonasera. Allora iniziamo subito. L'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, è un virus, come dice la parola stessa, che causa l'infezione, l'infezione da HIV, la quale, se non trattata, va avanti, progredisce e porta a un quadro terminale, che è quello della sindrome da immunodeficienza acquisita, l'AIDS. Quindi l'infezione da HIV, una volta contratta, ha diciamo tre fasi, la faccio molto semplice. Una fase acuta, in cui spesso i sintomi neanche ci sono, o sintomi che somigliano all'influenza, che dura qualche settimana, seguita da una fase silente, che dura anni, la cui durata media è 7 anni, quindi ne può durare anche 15. E che anche lì, se non trattata, se misconosciuta, non diagnosticata, porta a un quadro legato al lavoro che fa il virus nel nostro organismo, e cioè che è un attacco di un tipo di cellule particolare del sistema immunitario che il virus attacca, ci entra dentro, ci si replica, rompe, finché non siamo più in grado con la produzione di questo tipo di, si chiama linfociti T, con la produzione di questo tipo di linfocita di rimpiazzare quelli che il virus ha distrutto, per cui diventiamo immunodeficienti, cioè abbiamo un deficit del sistema immunitario e un quadro sindromico che è caratterizzato soprattutto dalla possibilità, dalla predisposizione ad avere delle infezioni opportunistiche, quindi delle infezioni che normalmente non determinerebbero grossi problemi al nostro organismo, ma che in una situazione di grave depressione immunitaria danno un quadro molto più grave, forme molto più gravi, che sono una serie di malattie che non vi elenco, soprattutto di tipo infettivo, ma anche di tipo oncologico. Ci sono anche alcuni tipi di tumori che, insieme a queste infezioni opportunistiche, sono malattie che si definiscono AIDS definenti, ok? Quindi sono caratteristiche di questa sindrome dell'immunodeficienza acquisita. E in questo caso, quindi in un caso in cui l'infezione da HIV viene misconosciuta e non viene trattata, il quadro di sindrome dell'immunodeficienza acquisita ha una mortalità che è praticamente del 100%, quindi di chiunque contragga l'infezione. Questo, diciamo, è il quadro, l'aspetto drammatico. E l'altra brutta notizia è che le nuove diagnosi di HIV, che stanno diminuendo, hanno un trend di diminuzione in Italia, fortunatamente ormai dal 2012, sono diagnosticate per la maggior parte dei casi in una fase già di AIDS conclamato, quindi già in una fase più grave, più terminale, ok?
Quindi va da sé che, diciamo, la cosa migliore, lo strumento migliore che abbiamo è la prevenzione, la diagnosi precoce, in una fase in cui vi ho spiegato che è difficile, diciamo, sospettare o ipotizzare la presenza dell'infezione da HIV, a meno che non ci siano dei comportamenti a rischio che possono suggerirlo. Faccio un rapidissimo excursus sulle modalità di trasmissione del virus dell'HIV. Ti ringrazio di questo, Maria, perché spesso si hanno anche molti pregiudizi nei confronti delle persone che vivono con HIV, e anche alle volte si tende ad avere comportamenti, tra virgolette, sbagliati, ovvero evitare, ad esempio, non so, io stavo leggendo di mangiare con una persona che vive con HIV, poi c'era, vabbè, la scena famosa del bacio per sì, quanto riguarda la trasmissione del virus, quindi sì, ti chiedo proprio di poter esplicare quelli che possono essere i comportamenti a rischio che possono effettivamente portare alla trasmissione del virus. Sì, le modalità di trasmissione dell'HIV sono sostanzialmente tre. La prima è attraverso il sangue, che è una modalità fortunatamente che non è più la principale da quando si conosce tutto il meccanismo, quindi trasfusioni di sangue infetto che adesso vengono screenate, quindi è un rischio praticamente azzerato. L'utilizzo promiscuo di aghi, quindi aghi contaminati con sangue di un sieropositivo. La trasmissione da madre a figlio o durante la gravidanza o durante il parto, durante l'allattamento, e la terza, che è quella più diffusa, che è la trasmissione per via sessuale. Ma la trasmissione per via sessuale avviene attraverso lo scambio. Scambio significa che ci deve essere un passaggio di liquidi biologici, sperma, secrezioni vaginali, sangue, a contatto con i liquidi dell'altro partner. Quindi, la saliva non è un liquido biologico che trasmette l'HIV. Mettere il dito integro dentro, toccare qualcosa di contaminato, non è una modalità di trasmissione dell'HIV. Il rapporto sessuale di per sé, può determinare dei microtraumatismi che predispongono. Ci deve essere una soluzione di continuo, quindi con la mucosa, con la cute dell'altra persona, di quella, diciamo, sieronegativa che può contrarre l'infezione, che quindi chiaramente esclude qualunque mangiare alla stessa tavola, baciarsi, toccare i sieropositivi, che non è assolutamente una modalità di trasmissione, conviverci, perché soprattutto nel caso della convivenza in cui magari si sa della sieropositività di qualcuno, non è assolutamente difficile prendere tutte quelle precauzioni necessarie a evitare le contaminazioni. Nel caso invece del rapporto sessuale non protetto, e poi definiamo anche, diciamo, di che parliamo quando diciamo non protetto nei confronti dell'HIV, c'è questo rischio perché c'è il rischio di uno scambio di liquidi biologici da una parte all'altra, ma non su una cute integra, su una mucosa integra. Ok? Quindi, diciamo, la modalità di trasmissione che ci interessa di più, perché anche la più frequente, è questa, è quella per via sessuale. Il trend, dicevo, di nuove diagnosi è in diminuzione, e questo va bene. La brutta notizia è che l'età media delle nuove diagnosi HIV si è abbassata, e la diagnosi si fa soprattutto, come dicevamo prima, in un quadro già grave, già terminale, che è un quadro quindi di AIDS. Quindi, cosa fare nel caso di un rapporto a rischio? L'infezione d'HIV adesso è diventata una malattia cronica, la cui mortalità non si avvicina neanche lontanamente a quella che era 20 anni fa o negli anni 80. È diventata una malattia cronica e come tale va trattata con una terapia. Non si guarisce l'HIV, ma ci si può convivere. Si fa una terapia che tiene a bada l'infezione, ne arresta la progressione e permette di avere un'aspettativa di vita che è comparabile a quella di un sieronegativo. Questo assumendo una terapia cronicamente, quindi tutti i giorni per tutta la vita. Nel caso in cui invece si dovesse avere un rapporto a rischio, quindi un rapporto non protetto, che può essere a rischio, o in un caso in cui per esempio non è possibile definire l'eventuale sieropositività o sieronegatività del partner, è possibile, proprio grazie a questi farmaci che permettono appunto la sopravvivenza di un sieropositivo identica a quella di un sieronegativo, è possibile assumere questo tipo di terapia
dopo l'esposizione, che è la cosiddetta profilassi post-esposizione. Se io ho un rapporto a rischio e non sono sicura che il mio partner fosse sieropositivo, sieronegativo, non lo so, ho la possibilità di prendere e di assumere questa terapia farmacologica, questo rivolgendosi a un qualunque reparto di malattie infettive, hanno quasi tutti un ambulatorio HIV che quindi ha la possibilità di prescrivere le profilassi post-esposizione. La profilassi post-esposizione va assunta idealmente entro le 4 ore dall'evento a rischio e comunque diciamo preferibilmente entro le 48. È una terapia per bocca che si prende per 30 giorni quando io non posso diciamo determinare l'eventuale sieropositività del mio partner, oppure se dovessi avere modo di rintracciare il mio partner, sapere che è sieronegativo, posso sospendere anche prima. L'altra opzione, tutte queste diciamo possibilità sono legate all'esistenza di una terapia cronica efficace antivirale. L'altra possibilità è assumere una profilassi pre-esposizione, la cosiddetta PrEP, che quindi una terapia farmacologica che può essere assunta prima dell'evento di rischio oppure se io so che ci saranno rapporti a rischio. Quindi una terapia che posso assumere cronicamente, chiaramente essendo profilassi in questi due casi io parlo di soggetti sieronegativi, ok? Con un test HIV negativo che sospettano di aver avuto un rapporto a rischio, prevedono che potrebbero avere un rapporto a rischio o un qualunque altro tipo di contatto a rischio, oppure siano partner di coppie sierodiscordanti in cui un partner è sieropositivo, l'altro è sieronegativo. In questi casi ha senso la prescrizione della profilassi pre-esposizione, a cui prescrizione però, e su questo io penso che Bastian Bux sia molto più esperto di me, è un po' più complicato trovare ambulatori che seguano i pazienti che fanno la PrEP, perché non tutti gli ambulatori HIV hanno la possibilità di seguire questi pazienti. L'ambulatorio in cui lavoro io non segue, non ha pazienti in PrEP, per esempio. Io lavoro ad Ancona e che io sappia l'ambulatorio in PrEP più vicino a qui è Rimini, quindi non c'è proprio in tutta la regione. Però diciamo questo poi ce lo dirà meglio sicuramente, lo sa meglio di me. Quindi ho la possibilità di assumere questi due tipi di profilassi. Una cosa, la profilassi farmacologica anti-HIV è protettiva solo nei confronti dell'HIV. Il preservativo invece è un tipo di profilassi non selettiva, quindi protegge dall'HIV e da tutte le malattie sessualmente trasmesse. Per tutte le altre malattie sessualmente trasmesse non c'è una profilassi farmacologica che si possa fare, ok? Questa terapia, dicevo prima, è molto efficace nei sieropositivi, assunta cronicamente. E questo permette, dicevamo, il miglioramento dell'aspettativa di vita, la qualità di vita del sieropositivo, ma anche la limitazione della diffusione di malattia, perché lo slogan U uguale U che si legge, che si sente nelle campagne di sensibilizzazione per l'HIV sta a significare undetectable uguale untransmissible, cioè se io con la terapia riesco a tenere a bada la replicazione di virus nel sangue e questa non è più quantificabile agli esami, non sono contagioso, quindi non trasmetto più l'infezione, quindi se io mi curo, se io faccio la terapia, sono anche meno contagioso, non sono contagioso effettivamente per il resto della comunità. Quindi diciamo il senso di questo slogan è questo, e che è stata anche una grande scoperta sia dal punto di vista clinico e epidemiologico di diffusione di malattia, sia dal punto di vista dello stigma sociale, perché la serie di pregiudizi che Fabio descriveva sono veri e valgono in ugual misura per uno che fa la terapia, per uno che non fa la terapia, come se non ci fosse nessun tipo di differenza tra questi due tipi di persone. Quindi diciamo questa cosa è fondamentale ed è bene che si sappia che non c'è nessun pericolo ad andare a mangiare, non dico al ristorante perché non è periodo adatto, ad andare a mangiare con un sieropositivo, tantomeno con un sieropositivo che fa la terapia e che quindi non è neanche contagioso, quindi non sarebbe contagioso neanche con
con le modalità di contagio classiche della trasmissione di HIV. Ok, per quanto riguarda invece le altre malattie sessualmente trasmesse, diciamo che lo screening per queste malattie è fondamentale farlo in chi, ad esempio, sa di avere comportamenti a rischio. È utile farlo per il motivo che dicevamo prima, cioè perché non esiste una profilassi farmacologica che efficace nei confronti di queste, e perché queste, determinando irritazione delle mucose, lesioni, mi riferisco non so alla clamidia e alla gonorrea, che sono le principali, più diffuse, quelle statisticamente più presenti, alla sifilide, non mi riferisco alle epatiti virali, perché diciamo che puntiamo a eliminarle completamente, anche se ci sono ancora. Sono esse stesse condizioni predisponenti alla trasmissione dell'HIV, perché se un sieropositivo presenta delle lesioni legate a altre malattie sessualmente trasmesse, è più contagioso. Se un sieronegativo che ha rapporti a rischio con un sieropositivo ha delle lesioni delle mucose, le irritazioni delle mucose legate a queste infezioni, è più soggetto a essere infettato, ok? Quindi, diciamo, le buone notizie sono legate al fatto della terapia, ma chiaramente la prevenzione e lo screening, per i motivi che ti dicevo prima, sono diciamo, la migliore arma che abbiamo nei confronti dell'HIV. Che, come dicevo, è una malattia cronica, si può trattare, ma non è una malattia dalla quale si guarisce. Grazie, grazie mille, Maria. Io intanto, è arrivata una qualche domanda anche per te, Maria, te la faccio poi alla fine dopo gli altri due interventi. Io intanto qui leggo da parte di Angelo Carbonara, se può intervenire. Angelo, se stai ancora seguendo, puoi commentare la diretta col tuo intervento e lo leggeremo poi a fine incontro. Maria, ti ringrazio e passo al secondo ospite. Michele, è un piacere rivederti, facciamo parte della stessa grande famiglia di Arcigay, nello specifico tu sei nel direttivo di Arcigay Verona e rappresenti a livello nazionale, sei referente responsabile salute. Prima di parlare però a livello politico di quello che fa ad esempio Arcigay nella lotta all'AIDS, io vorrei chiederti cosa vuol dire vivere con HIV. Nello specifico, perché per combattere lo stigma, una delle grandi armi è sicuramente quello di rompere i tabù, quello di parlare e quello anche, credo, di condividere esperienze. Tu sei una persona che vive con HIV, anche quando ci eravamo sentiti nell'organizzare la diretta, mi hai detto proprio il fatto di poterlo dire liberamente. Ed effettivamente io ad esempio non sapevo del fatto che fossi una persona che vivesse con HIV e non sapevo nemmeno, mi sono sentito per un attimo come in difficoltà. Ma perché c'è questa difficoltà? Io ti chiedo proprio di condividere una tua esperienza di vita, se vuoi, o comunque ciò che vuoi, rispetto a quello che vuol dire vivere con HIV in base alla presenza o meno di pregiudizi e se esiste o meno davvero uno stigma nei confronti delle persone che vivono con HIV. Oddio, che domandona grande, nel senso che, beh certo, se esiste veramente, sicuramente esiste veramente uno stigma. E che cosa vuol dire vivere con HIV dipende un po' dalle fasi della vita, anche rispetto al rapporto con la propria infezione. Io sono stato diagnosticato nel 2008, vivere con HIV oggi è diverso da ciò che voleva dire vivere nel 2008. Quindi, però, se dovessi sintetizzare, ad oggi probabilmente il problema più grosso che una persona con HIV si trova ad affrontare è lo stigma, ed è lo stigma che tendenzialmente si vive soprattutto a livello dei rapporti sessuali affettivi, degli incontri che si fanno poi nella comunità gay, come dire, in particolare, quantomeno è il contesto che conosco. E nella vita di tutti i giorni, se parliamo di me,
diciamo non è più assolutamente un tabù, nel senso che io, cioè, al lavoro lo sanno, lo sa chiunque, di fatto che io ho l'HIV non è una cosa che nascondo, è una condizione medica, peraltro tenuta ampiamente sotto controllo e di cui non ho più da vergognarmi. Il livello invece, appunto, sessuale affettivo è un po' più complesso, anche per le persone che in qualche modo sono risolte, come si direbbe, cioè che sono venute a patti con la propria storia, in questo caso con l'infezione. Quindi ciò che succede di fatto è, ad esempio, nell'ambito degli incontri con altre persone, è il classico dover decidere se dire, se non dire, di sé rispetto al proprio status serologico, immaginando e anticipando probabilmente, nella maggior parte dei casi, ancora oggi, credo, rifiuti e risposte imbarazzate o cose di questo tipo. Questa è ancora la quotidianità per le persone con HIV ed è uno dei motivi per cui le persone con HIV spesso, soprattutto in incontri occasionali, ma probabilmente anche in incontri in cui mettono un po' più di, come dire, un po' più di carico emotivo rispetto a ciò che si aspettano dalla persona con cui, che ne so, stanno uscendo, si stanno vedendo. Insomma, la gestione del dire e del non dire è ancora oggi carica di molta ansia. Obiettivamente, credo che sia così ancora per tante persone. E quindi, non so, cosa vuol dire quando si viene diagnosticati. Per esempio, prima dicevo che appunto dipende un po' dalle fasi della vita, dal rapporto con dalle fasi dell'infezione, del rapporto con la propria infezione, diciamo così, quando si viene diagnosticati. Adesso, vabbè, io ho in mente quando sono stato diagnosticato io, era già un periodo storico diverso, non c'era ancora la TASP, o meglio, ci sarebbe già stata la TASP, ma era molto osteggiata. Poi, se vuoi, andiamo più nel dettaglio rispetto a quello che ho detto. Cioè, già nel 2008 si sapeva che chi aveva chi ha l'HIV, ma è in terapia con carica virale non rilevabile, non trasmette il virus. Ma ai tempi anche tutto il mondo medico non voleva questa cosa dirla tendenzialmente. Cioè, proprio tutto, anche se uno va a vedere anche gli studi sulla materia, vede che per diversi anni in realtà c'è stato un forte dibattito clinico, medico, un po' lo stesso che c'è stato poi con la PrEP qualche anno successivo, cioè la tendenza a non voler parlare di prevenzione farmacologica, mettiamola così. Comunque, torniamo un attimo al tema sì, insomma, di cosa vuol dire vivere con HIV. Quando sono stato diagnosticato, certamente paura del futuro, non sapere esattamente cosa sarebbe stata la vita rispetto alla gestione dell'infezione, i farmaci, la gestione dei farmaci. Oggi credo che una persona che viene diagnosticata con HIV, cioè, già allora le mie paure erano abbastanza irrazionali rispetto già alle conoscenze di allora, oggi ancora di più. Una persona che viene diagnosticata può essere serena di poter avere una vita assolutamente normale, soprattutto se si aderisce alla terapia. In più, ha pure il vantaggio che oggi è sdoganato il fatto che non è infettiva, quindi può gestire anche in maniera diversa le proprie paure, le proprie vergogne, le proprie ansie rispetto all'essere infettivo verso altri. Quello che ancora oggi una persona probabilmente effettivamente, come allora, come 10 anni fa, poco più di 10 anni fa, ha da gestire è chiaramente questo tema del dire e non dire e la paura di essere fondamentalmente l'ansia che si può vivere nell'aspettativa di essere rifiutati, di essere mal giudicati. Dico una cosa rispetto allo stigma, perché questo è uguale oggi quanto allora, e per certi aspetti è uno stigma quasi contagioso, cioè
è come se, dopo parleremo di PrEP, ma è come se in qualche modo lo stigma sull'HIV fa parte un po' della stessa famiglia dello stigma che colpisce le persone che utilizzano la PrEP. C'è un grosso stigma, che è uno stigma proprio di tipo, morale, cioè anche se la si guarda dal punto di vista tecnico, diciamo così, lo stigma ha due aspetti, uno simbolico e uno, funzionale, cioè uno può avere paura perché uno può avere paura di te, valutarti male o allontanarti perché ha paura di essere infettato concretamente, e quindi su questo tema ci si può lavorare, nel senso che magari ha paura perché non sa come funziona l'infezione, insomma, e come funziona la trasmissione, e quindi con un po' di educazione, tra virgolette, lo stigma si può ridurre. Ma poi c'è un aspetto di tipo più simbolico che purtroppo è molto più difficile da sradicare e che riguarda, che si alimenta di preconcetti e di pregiudizi rispetto proprio anche alla moralità dell'altro, a cosa ha fatto di sbagliato, al fatto che sia una persona sbagliata, appunto, proprio perché ha adottato i comportamenti sbagliati. Quindi tutto quell'aspetto, simbolico della devianza, mettiamola così, che viene un po' attribuito alla persona che ha l'HIV. E che per certi aspetti viene poi anche attribuito paradossalmente anche a chi sceglie un certo tipo di prevenzione piuttosto che un altro, come nel caso della PrEP, per esempio. Ecco, lo stigma, quello di tipo simbolico, è veramente molto complicato da gestire. E tra l'altro per le persone omosessuali è particolarmente forte, cioè abbiamo una storia proprio di stigmatizzazione sull'HIV che in realtà è stata funzionale anche alla stigmatizzazione rispetto all'orientamento sessuale e all'identità sessuale, e per cui si era colpevoli di essere sieropositivi in quanto si era omosessuali e viceversa. Adesso non so, la tua domanda era appunto su cos'è vivere, cosa vuol dire oggi vivere con HIV. Vuol dire sicuramente gestire tutto il tema, che è quello più faticoso, ancora oggi lo è persino per me, che lo sono apertamente, con tutti, gestire invece questo nell'ambito dei rapporti, degli incontri di natura sessuale o intima, insomma, in generale. Questo posso ancora chiederti se, ad esempio, anche adesso che sei comunque una persona risoluta, o comunque sia che lo dici apertamente, ancora oggi ti trovi a dover alle volte affrontare, appunto, persone che si allontanano, persone che hanno paura, ad esempio, di avere un rapporto affettivo o sessuale? Sì, sì, sì. Adesso io ho un compagno con cui non ho questo problema. Che per altri si era negativo, per cui, però certamente sì, cioè nel senso che sì, fino a che ho fatto incontri utilizzando Grindr e tutti gli strumenti normali con cui i gay fanno incontri, certo, ho sbattuto la testa contro persone, ma guarda, anche contro proprio... Guarda, ti posso anche dire molto esplicitamente, perché non è che mi vergogno a dire questo. Io ovviamente sono in terapia, un carica virale non rilevabile, non infetto nessuno, non trasmetterei l'HIV neanche se volessi, non usando il preservativo e neanche in un rapporto anale in cui il mio sperma entrasse, nell'anno e nell'altro, tanto per fare il caso dal punto di vista epidemiologico più strong, insomma, più rilevante. Quindi non sono infettivo, appunto, come dicevamo prima, come diceva anche prima la dottoressa.
Però, nonostante questo, appunto, io mi sono trovato in vari momenti a dover scegliere se fare della pedagogia in Grindr, o se semplicemente vivermi la mia vita, non dire all'altro che ho l'HIV, anche perché era irrilevante magari rispetto a quello che si voleva fare, eccetera. E d'altra parte mi sono ritrovato a volte a in realtà scegliere di dirlo proprio per fare della pedagogia, nel senso che mi sono trovato di fronte a persone che mi facevano la classica domanda: sei sano? E allora subito rispondi sì, se vuoi omettere rispondi sì, e poi insistono, e allora in vari momenti mi sono scattati 5 minuti e ho risposto. A questo punto ho deciso: vabbè, facciamo della pedagogia, lo perderò ma chi se ne frega, facciamo della pedagogia e cominciamo a spiegargli come stanno le cose. E questo mi è capitato non poche volte, il punto è che io appunto ho le spalle larghe ormai e dico: vabbè, faccio della pedagogia, sono pure un attivista, va bene. Cioè, come dire, la persona con HIV che non ha la mia storia e che non ha neanche la mia storia politica rispetto all'HIV, cioè oggi io una persona posso mandare a cagare, scusatemi, tra virgolette, e tutto sommato, sì, ci rimango un po' male, però tutto sommato la vivo diversamente da come l'avrei vissuta 10 anni fa. Molte persone con HIV oggi non vogliono neanche trovarsi in quella situazione di dover vivere il momento di quell'altro che tira fuori un armamentario di pregiudizi, ignoranze, perché l'ignoranza spesso è molto forte. E un'altra cosa ti dico, in effetti, anche con persone che poi non avevano un atteggiamento verbalmente, come dire, stigmatizzante, che magari, tra virgolette, accettavano questa mia condizione, poi è vero che mi è capitato comunque anche di dover gestire una difficoltà nel rapporto sessuale nel momento in cui questo tema dell'HIV viene esplicitato. Cioè, le ho vissute un po' come perle rare, e per fortuna che le ho incontrate, quelle persone con cui non ho vissuto, come dire, la percezione che l'altro avesse una qualche paura di me. Cioè, il punto è che quello stigma simbolico di cui ti dicevo prima, in qualche modo è come se ci fosse una sorta di come dire, contagio magico, che ancora sprigiona dai corpi della persona con HIV, per alcuni, talvolta anche per la persona con HIV stessa, che nonostante sappia di non essere infettiva, ha paura a volte di esserlo. Ed è una sensazione del tutto irrazionale, che ha a che fare con probabilmente più con quello stigma simbolico che con quello stigma legato agli aspetti più funzionali del voler evitare un contagio, diciamo così. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, mi capiterebbe ancora sicuramente, mi capitava fino a poco tempo fa e sicuramente mi capiterebbe ancora. Certo. A livello politico, invece, passando dal livello tuo personale a quello da attivista e comunque responsabile salute di Arcigay, nella lotta all'HIV tutti e tutte possiamo fare la differenza. Mm-hmm. Ma in che modo? Ovvero, in che modo da attivisti, da attiviste, possiamo combattere lo stigma e i pregiudizi? E quindi in che modo tutti e tutte possiamo causare effettivamente un cambiamento e creare la differenza nella lotta all'HIV? Ma guarda, come ti dicevo, sicuramente informando e dando un'informazione corretta e sì, è aperta. Facilitando
Ecco, una cosa appunto volevo dire anche prima rispetto al tema del coming out, perché poi alla fine per la persona con HIV è un secondo coming out, cioè per la persona gay, come dire, con HIV è un secondo coming out. È grande il valore del poter parlare, del poter dire e del creare un contesto sociale, comunitario, che consente alle persone con HIV di dire, cioè di dichiarare, di fare la propria disclosure, diciamo così, di dichiarare il proprio status serologico. Non deve essere obbligatorio, cioè nel senso non dobbiamo neanche creare, non si deve creare una situazione di pressione a fare questo, cioè semmai la pressione deve essere a creare appunto un contesto affinché le persone lo possano tranquillamente dire senza sentirsi rifiutate, senza sentirsi stigmatizzate, senza sentire di andare incontro a una qualche perdita perché stanno dicendo la verità su di sé. Parlare di HIV, consentire che le persone parlino del proprio status serologico, non vuol dire, come dire, fare pressione affinché parlino del proprio status serologico, tanto più oggi che il proprio status serologico è, dal punto di vista della gestione dell'epidemia, diciamo così, è irrilevante. Se una persona con HIV è in terapia con carica virale non rilevabile. Quindi gli attivisti devono informare soprattutto perché c'è tanta ignoranza e adottare un atteggiamento positivo rispetto al sesso, alla sessualità e ad essere sex positive, come si direbbe. Avere sempre presente anche che lo stigma relativo all'HIV proprio in virtù di quel suo aspetto simbolico che dicevamo prima, si sovrappone spesso anche proprio a uno stigma sulla sessualità e sul sesso. Cioè tutte le rappresentazioni negative, i pregiudizi che ci sono intorno all'HIV sono spesso anche pregiudizi e rappresentazioni in merito alla sessualità buona o cattiva. È un discorso un po' complicato, andrebbe sviluppato con un po' di tempo, però... questo è molto importante, cioè avere consapevolezza di questo è molto importante anche perché consente di gestire molto meglio anche il tema della prevenzione, che oggi non è più solo prevenzione con mezzi di barriera, perché tali si chiamano, condom, femidom, eccetera, ma è anche prevenzione farmacologica nel caso dell'HIV, PrEP, TASP, eccetera. E però questo è un elemento importante perché l'ostilità che c'è stata nei primi anni, cioè dal 2008 fino a poco tempo fa, sulla TASP, spesso anche ostilità del mondo medico, del mondo medico clinico, e che c'è stata anche sulla PrEP, anche interna alla comunità LGBT, oltre all'ostilità che c'è nel mondo medico clinico ancora oggi sulla PrEP, ed è una delle ragioni per cui molti ambulatori non la forniscono, cioè, o meglio, non sono organizzati per supportare la PrEP, è perché c'è una pregiudiziale di fondo su come le persone devono o non devono fare sesso. Questo è evidente sul piano proprio culturale e simbolico, questo tema c'è ed è molto forte. E c'è nel mondo clinico, c'è nel mondo comunitario e l'abbiamo visto come ArciGay dal momento che, cioè già nel 2017, se non ricordo male, noi uscimmo con una campagna multisoggetto in cui alcuni soggetti erano esplicitamente la PrEP, la TASP e vari altri, e su quello l'associazione per la prima volta ha preso una posizione veramente molto esplicita e l'effetto boomerang che sopportammo molto tranquillamente, però l'effetto boomerang fu enorme, cioè c'è un pezzo di comunità che proprio rifiutò il messaggio rispetto alla prevenzione farmacologica e all'autodeterminazione delle persone rispetto alla propria
sessualità. Sì, ecco, e ancora oggi questo tema, ancora oggi questo tema c'è. Nel 2019, nel 2018 siamo usciti con un video sulla TASP e anche lì un pezzo di comunità ha avuto una reazione negativa su questo, insomma, perché dicevamo che anche senza condom, ma con la TASP o con la PrEP, nella campagna prima, si può prevenire la trasmissione dell'HIV. Grazie, grazie mille Michele, sono arrivate diverse domande per te anche a livello personale, te le farò comunque a breve, in modo tale che facciamo l'intervento di Bastian e poi successivamente ci ritroviamo tutti e quattro qui in diretta e risponderemo insieme alle domande. Intanto ti ringrazio sia per aver riportato le tue riflessioni sia a livello ovviamente politico, ma soprattutto anche a livello personale. Il tema della concezione della sessualità credo sia interessantissimo. Credo che avremo comunque modo di poterne parlare con Bastian, se non sbaglio, perché comunque sia, anche se non era in programma, io penso che possiamo parlarne. Quindi Michele, ci ribecchiamo dopo. Va bene. Ciao Bastian. Ciao. Perdonami per il bug, ti ringrazio di essere qui con noi. Faccio una breve presentazione. Sei un ragazzo che utilizza la PrEP, sei un ragazzo che usa la PrEP, hai una pagina Instagram, ora non so se è la tua pagina personale, però comunque sì, hai una pagina Instagram dove fai informazioni sia sui diritti sessuali, sia su quello che è l'esperienza di una persona che utilizza la PrEP. Se vuoi, puoi anche rispondere, perché sia prima ci sono stati dei collegamenti a te, sia da parte di Maria per quanto riguarda proprio la PrEP, quindi ti lascio libertà di parola sia ovviamente rispetto innanzitutto ovviamente a cosa significa utilizzare la PrEP, perché probabilmente non tutti e tutte sanno che cos'è, e poi effettivamente se c'è effettivamente sia una difficoltà nel poterlo utilizzare e se c'è o no un pregiudizio nei confronti di una persona che utilizza la PrEP. Poi se vogliamo anche approfondire il concetto di sessualità buona, cattiva, sana, non sana, potremmo anche approfittarne, nel caso ci rimettiamo tutti e quattro e ne parliamo. Vediamo un attimo a livello di tempistiche. Intanto ti lascio la parola a te per quanto riguarda comunque il tuo attivismo sui social e ovviamente l'esperienza personale. Ok, grazie mille di avermi invitato, sono in PrEP da marzo e ho iniziato la PrEP semplicemente perché non sempre, anzi molte volte, non usavo il preservativo, facevo il cosiddetto bareback, come si dice sui siti porno. E dunque quando è iniziato a parlare della PrEP in Italia, ho pensato subito che era lo strumento di prevenzione a bomba, perfetto per me, no? Il problema è appunto l'accessibilità, nel senso che sono fortunato perché vivo al nord e a un'ora e mezza da Milano, e a Milano ci sono 3 o 4 centri che la danno, però penso a chi vive al sud, a chi vive in altre regioni, è sicuramente più difficile. C'è un'accessibilità proprio logistica, ma anche c'è un'accessibilità economica, nel senso che costa 60 euro a flacone e un flacone contiene 30 pasticche. E dunque anche lì, cioè prima di decidere di iniziarlo, ho dovuto fare un conto economico e ragionare anche se potevo permettermi di andare ogni 3 mesi a Milano. In quanto la PrEP te la prescrive solo un infettivologo, dovevo andare a Milano e ogni 3 mesi ti fanno anche gli esami di tutte le infezioni, quantomeno la maggior parte delle infezioni sessualmente trasmissibili. Finalmente ho fatto i miei 2 conti, ho preso coraggio e all'inizio di quest'anno sono andato a fare il primo colloquio col Milano Checkpoint, che è un'associazione di volontari che fanno appunto annullato i test gratis per HIV sifili, dall'altro lato tutto il percorso della PrEP. Ho fatto il primo colloquio a gennaio illustrativo, un test dell'HIV per valutare che fosse sano, e poi ci siamo rivisti a marzo e mi hanno prescritto la PrEP, e poi c'è stata la pandemia e il lockdown, e dunque non è che l'abbia utilizzata più di tanto, non è che mi sia divertito più di tanto in questi mesi. Però appunto ho questo strumento adesso che mi permette di proteggermi e di avere un controllo trimestrale per gonorrea, clamidia, sifilide
epatite C dei test, ed è una cosa molto importante, nel senso che prima comunque gonorrea e clamidia era un test che non facevo neanche mai. Inoltre ho fatto anche il vaccino per l'epatite A, per l'epatite B e per il papillomavirus. Più o meno ecco, questo che è quello che si può dire della PrEP. Sto pensando se mi viene in mente Sì, qualcos'altro. se posso chiedere, perché non so se ovviamente tutte e tutte sanno cos'è. A livello pratico, effettivamente, che cos'è? Ok, C'è una certo. profilassi pre-esposizione. Tu Sì, prendi. in pratica prego, scusate, mi sono un po' emozionato, ho lasciato fuori No. qualcosa. Vai, vai. Capita anche ai migliori, come si dice. In pratica io prendo una pastiglia, si può prendere in due modalità. La prendi tutti i giorni e dunque sei protetto sempre dall'HIV. Chiaramente anche un costo economico, perché se un flacone di 30 ti dura un mese, dunque ti vanno 60 euro al mese. Oppure la puoi prendere solo al bisogno, cioè solo quando sai che farai sesto. Metti che sai che farai sesto venerdì, guarda che mi guardo anche allo schema perché me lo dimentico sempre. Metti che farai sesto sabato sera, nel pomeriggio prendi due pastiglie del sabato, poi una pastiglia la domenica sempre il pomeriggio e una pastiglia il lunedì. Dunque, on demand sono quattro pastiglie in 3 giorni. Comunque, vi dico che sul sito prepinfo.it trovate tutta questa serie di informazioni che gestiamo io ed altri ragazzi, che magari così rileggerselo è anche più semplice. E stop, diciamo, gli effetti collaterali potrebbe dare dei leggeri problemi ai reni, però appunto ogni 3 mesi vengono fatte delle analisi ai reni per valutare. Se l'infettivologo valuta che effettivamente ci sono dei problemi, basta interrompere la PrEP ed è un effetto reversibile. Diciamo che la PrEP c'è in America dal 2012, non ci sono stati casi così eclatanti e problematici, però l'avrebbero già ritirato come farmaco, ovviamente. In Italia, al momento che io sappia, all'ultima conferenza italiana dell'HIV di ottobre, c'è stato soltanto un caso di sospensione di PrEP per problemi. E basta, l'assumi. Io consiglio, se qualcuno vuole iniziarla, dopo pranzo. Come tutti i farmaci è meglio avere lo stomaco pieno. Alcune persone lamentano un po' di nausea, io personalmente no. Magari ti sta un pochino sullo stomaco, però come la vita in generale che sta sempre sullo stomaco, lui a prescindere probabilmente. Ed è questa cosa qua. Io adesso sono super sereno quando ho un rapporto sessuale perché so che sono protetto dall'HIV e so che ogni 3 mesi avrò tutta l'altra serie di esami, chiaramente. Che prima non avevo. E secondo me è uno strumento assolutamente rivoluzionario. Chiaramente ci sono dei pregiudizi e c'è tanta ignoranza, proprio ignoranza neanche dal punto di vista negativo. Non si sa cos'è. Sulle app di incontri molti mi chiedono informazioni, allora stai lì a fare, come diceva Michele, un po' di pedagogia, dai, spieghi questo, spieghi quest'altro, digiri il link e via dicendo. E sul discorso di sessualità buona e cattiva, hai voglia, sì, cioè, penso soprattutto in Italia. Io Posso seguo chiedere una cosa, anche. Bastian? Sì. Prima di passare al discorso di sessualità buona o cattiva, perché ad esempio ho visto pure che ho visto delle tue stories in evidenza proprio sul concetto, su questo tema della sessualità buona o cattiva, proprio in occasione del WAD, sul puntare il dito su chi vive una sessualità libera. A livello di discriminazione proprio di persona che utilizza PrEP, in che modo l'hai vissuta su di te? Nel senso, nelle app di incontro, che tipo di atteggiamento hai riscontrato? Oppure Allora. anche nella vita di tutti i giorni, se hai riscontrato un distaccamento, un allontanamento o un pregiudizio? E che tipo di pregiudizio? Allora, per le persone che frequento nel quotidiano, i miei amici, nessun problema, ma ho fatto una buona scrematura prima, cioè nel senso che se sono amici da una vita lo sono chiaramente perché cioè, sanno chi sono ed è una cosa che ci sta per come sono fatto io che io prenda la PrEP. Dunque sono stato fortunato a livello di amicizie. Per quanto riguarda le app di incontro o sui social, da un lato c'è appunto tanta curiosità di sapere, e dunque questo qua mi fa molto piacere. Dall'altro lato sulle app di incontro c'è tutta un po' la retorica di ma ti prendi la sifilide, ma sei irresponsabile, non te ne frega della salute delle altre persone e tutta questa cosa qua. Io personalmente, più di spiegare, più di
di spiegarne i motivi, più di ragionare su un discorso che in fin dei conti il corpo è mio e lo gestisco io, e non è che devo rendere conto a uno sconosciuto, io più di questo non posso fare, e dunque molto spesso mollo anche la conversazione, nel senso che se vedi che c'è un muro non risulta neanche produttivo. Penso che però sia un problema che giustamente come comunità LGBT possiamo parlarne, possiamo fare campagne e tutto. Però se neanche il nostro stesso Stato, se neanche il nostro Ministero della Salute fa campagne sulla PrEP, fa campagne su U uguale U, secondo me noi da soli, insomma, io sento la mancanza di figure istituzionali del Ministero della Salute che appunto faccia campagne al riguardo, che renda la PrEP accessibile in tutta Italia, che spieghi cos'è U uguale U e via dicendo. E dunque appunto questa cosa qui del pregiudizio c'è, ma c'è a prescindere cioè, a prescindere che tu prenda la PrEP o meno, sulla sessualità delle persone e su come le persone gestiscono la loro sessualità c'è un enorme pregiudizio, soprattutto su chi, come posso essere io, le espone e ne parla pubblicamente. Perché se fai le cose in privato va benissimo, puoi fare le peggiori, tra virgolette, cose. Ok, però se rivendichi con orgoglio un certo tipo di sessualità, allora diciamo che non va bene, chissà cosa penserà la gente, ma non ti vergogni, e via dicendo, ecco. Però insomma, uno dopo anni si fa le ossa, però vedo in realtà, soprattutto nelle nuove generazioni, io ho 33 anni e parlo con i ventenni. Su Instagram, ieri abbiamo fatto una riunione con gli altri ragazzi, uno Zoom con l'Arcigay di Firenze, giovani, l'Arcigay giovani, e questi ventenni sono avanti luce, sono nel 2050 proprio. E sono più che altro, io vedo pregiudizi sulla mia generazione, sui trentenni, quarantenni, c'è ancora molto pregiudizio su come si vive la sessualità. E sul concetto di sessualità sana non sana, Bastian, che ne pensi? Cioè, allora, Allora, effettivamente io noi pure questo pregiudizio io lo vivo pure, cioè, ovviamente nell'attivismo, effettivamente alle volte se ne sente parlare, cioè come se alcuni comportamenti oppure se vivere la propria sessualità davvero in maniera libera e consapevole col proprio corpo fosse concepito alle volte come non sano. E io da attivista effettivamente alle volte mi ci scontro con questo. Ed è per questo che a me ad esempio è piaciuto molto vedere le tue stories in evidenza dove dicevi ok, il WAD, ok, ora non mi ricordo bene le parole, però dicevi basta puntare il dito nei confronti di una persona che vive liberamente e consapevolmente la propria sessualità. Per quanto riguarda proprio la differenza tra sessualità sana o non sana, che a me non piace nemmeno il non sano, vabbè, non mi piace proprio questa distinzione. allora, secondo me l'unica sessualità non sana è quella dove non c'è il consenso. Punto. Se non c'è consenso non è una cosa sana. Tutto il resto è lecito. Poi possiamo dire io non lo farei, io non mi sento a mio agio, non mi piace. Allora, e qua si entra nei gusti personali, siamo al bar e diciamo no, guarda, a me non piace questa cosa, così. Però l'unica cosa non sana è dove non c'è il consenso, dove c'è una violenza che si può arrivare fino allo stupro, ma anche nelle piccole cose. E secondo me, appunto, il puntare il dito su come una persona fa sesso, che ha le spalle larghe, va avanti e se ne frega. Chi non ha le spalle larghe magari evita anche di andarsi a fare i test, perché ha paura di essere giudicato dal personale sanitario. Ha paura di essere giudicato dai familiari, dagli amici, se il test risulta negativo. E questo è il problema di puntare il dito, perché se tu continui a dire pubblicamente usate il preservativo, che schifo il barebecca, eccetera, cosa fai? Fai che chi non usa il preservativo non andrà, avrà molta più difficoltà ad approcciarsi a un centro dove fare i test, perché molto probabilmente si sentirà giudicato, stigmatizzato, avrà paura del risultato. E dobbiamo proprio cambiare modalità, secondo me, su questa cosa qui. Dobbiamo accogliere le persone così come sono. Ed è super difficile, e io vengo qui a fare discorsoni, ma neanche io riesco a farlo sempre, perché siamo cresciuti in una società patriarcale cattolica che ci ha insegnato questa cosa qui, di puntare il dito contro le altre persone, ovviamente.
però è un lavorone che secondo me va fatto sia autonomamente con noi stessi e sia a livello di comunità, ecco, di smetterla di puntare il dito, che secondo me non porta assolutamente a niente. E soprattutto volevo aggiungere una cosa sulla PrEP, che la PrEP non è una battaglia tra preservativo versus la PrEP. Una persona si sente a suo agio usare solo il preservativo, va benissimo così. Cioè, secondo me il lavoro che dobbiamo fare è che ogni persona si senta a suo agio e si senta sicura come vuole lei, come si sente proprio a suo agio. E dunque non è una battaglia, ci sono tanti strumenti, ogni persona utilizza quello che preferisce, semplicemente, senza fare a gara a chi è più eticamente corretto, che è più figo, ecco. Grazie mille Bastian. Allora, ci sono delle domande. Ovviamente io ricordo che chi volesse fare domande può commentare direttamente la diretta. Io nello specifico volevo chiedere a Michele o Maria se volevano aggiungere qualcosa rispetto agli interventi che ci sono, se ci sono stati. Per non accavallarci chiedo prima a Michele. Sì, a proposito della cosa che diceva prima Bastian sullo Stato, cioè io credo che dovremmo scordarci l'idea che lo Stato possa mai fare una campagna seria su questi temi. No, no, ma non nel senso che, perché purtroppo, cioè, il tema è che comunque questo è un paese che non parlerà mai di salute, non riesce a parlare di salute sessuale, cioè lo Stato oggi non riesce a parlare di salute sessuale, questo ce la dobbiamo proprio mettere via dal punto di vista di un campaigning, come dire, efficace. Semmai il tema è che paradossalmente siamo un po' regrediti rispetto persino ai, se possibile, alla fine anni 80, inizio anni 90, quando la Democrazia Cristiana diceva di peste e corna. E, come dire, erano i tempi della Lone Viola, e intanto questo branco passava alle associazioni di preservativi. Ecco. Oggi non c'è manco più questo, cioè il tema è che lo Stato ha abbastanza, cioè lo Stato ha un limite strutturale, quantomeno dal punto di vista delle campagne. Poi c'è un altro tema invece, cioè la possibilità effettivamente di rendere possibili tutta una serie di misure, tra cui la PrEP. E su questo il ragionamento si fa più complesso, perché purtroppo la sanità è regionalizzata, purtroppo almeno dal mio punto di vista, la sanità è regionalizzata. Per cui noi oggi ci ritroviamo, per esempio, è cosa dell'agosto scorso, un piano nazionale di prevenzione, quindi non il piano nazionale AIDS, ma il piano nazionale di prevenzione, quello generale, che ha tutto un suo budget, che poi viene ripartito tra le regioni, che prevede la PrEP. La prevede, quindi la prevede ovunque, anche dove opera Maria, per capirci. Il punto è che poi la decisione sull'usare o meno quelle risorse per fare o meno quel servizio le prendono le regioni e poi le ASL. Quindi c'è tutta una catena di comando che poi alla fine, come dire, l'unico elemento che può fare la differenza è una forte capacità di advocacy locale da parte delle organizzazioni che lavorano sull'HIV. Arcigay non è un'associazione che lavora prioritariamente sull'HIV, però Arcigay comunque ha avuto un ruolo in molti contesti, anche locali, a volte più nel male, altre volte nel bene. A Milano c'è il Milano Checkpoint, anche perché c'è stata una cordata di associazioni tra cui Arcigay. Per cui il problema proprio grosso è che oggi lo Stato si sta dando, almeno dal punto di vista nazionale, se li starebbe pure dando gli strumenti per sostenere certe modalità di prevenzione. In pratica poi, come dire, l'azione si perde nella filiera dal livello nazionale a livello locale, purtroppo. Ed è quello su cui siamo poi anche più deboli, perché la nostra capacità di incidere a livello locale spesso è anche più
più complessa, cioè più, sì, più debole in realtà, ecco, direi proprio. A volte perché non ci siamo neanche sul territorio, in certi territori non ci siamo neanche, non ci siamo noi, non c'è l'ILA, non ci sono altre organizzazioni, per cui è molto complicato. E l'ostilità verso la PrEP non è dal punto di vista delle istituzioni, non è solo e non è tanto di tipo economico, c'è anche questo, sicuramente, ma secondo me è anche proprio di tipo culturale. Cioè non si vuole in realtà attivare dei servizi che in qualche modo implicano in parte un aggravio di spesa, che tutto sommato sarebbe probabilmente anche costo efficace sul lungo periodo, cioè nel senso non hai poi persone... come dire, diventate sieropositive da gestirti per una vita che ti costano molto di più probabilmente che dare la PrEP oggi, però cioè, nell'immediato c'è un aggravio di spesa, dovresti distribuire la PrEP a spese tue, eccetera, e fare tanti test, perché come diceva Bastian, il protocollo di gestione della PrEP implica che ogni 3 mesi tu ti fai i controlli delle infezioni sessualmente trasmissibili. Chiudo il ragionamento però su questo, che paradossalmente qui è proprio l'abdicare dell'istituzione sanitaria ai propri doveri per certi aspetti, perché se c'è un modo per davvero bloccare anche tutte le catene epidemiche della gonorrea, della sifilide, della clamidia, che oggi corrono indisturbate, perché poi tra l'altro le modalità di trasmissione vanno ben oltre il sesso penetrativo anale vaginale, ma vanno anche rispetto al sesso orale, per cui su quelle sì che c'è molta facilità di trasmissione, probabilmente ci sono delle catene epidemiche lunghissime, che non vengono mai interrotte, perché la gente testa. Cioè, ditemi voi in quale contesto, cioè, so per certo che in moltissimi contesti locali non sanno neanche cosa voglia dire andare a fare un tampone orofaringeo piuttosto che un tampone anale, piuttosto che le urine per sifilide, gonorrea, no, non sifilide, scusate, per gonorrea, clamidia, o fare un prelievo per la sifilide, perché proprio i servizi non sono strutturati per farlo. In questa maniera lasciano andare tranquillamente catene epidemiche, correre, correre e correre. E intanto ci fanno la morale sull'uso del preservativo. Cioè, quindi questo è un po' il tema che oggi di fronte a cui oggi siamo. Un'abdicazione, secondo me, da parte del sistema sanitario locale, in particolar modo, ai propri doveri rispetto alla gestione dei temi della salute sessuale. Maria, da sanitaria, sì, allora, devi disattivo, scusami Maria, quando parla una persona disattivo gli altri microfoni, perché sennò mi hanno riportato che si sente un po' l'eco, quindi se volete intervenire potete riattivare ovviamente il microfono, o se no poi ve lo riattivo io nel caso in cui vedo che parlate del muto. La convenienza dell'investimento su misure preventive come investimento pre per avere poi dei vantaggi economici dopo, si apre un mondo e quindi potremmo stare qua a parlare una settimana di questa cosa e su quanto quello che tu dici sia giusto, soprattutto relativamente alle altre malattie sessualmente trasmesse. Non esiste un protocollo come quello della PrEP, che è un protocollo, sono linee guida internazionali, non lo fanno al Checkpoint di Milano, ma sono linee guida del Centro di Controllo delle Malattie del CDC, che prevede lo screening di tutte le altre malattie ogni 3 mesi e il test dell'HIV ogni 3 mesi, perché chiaramente la condizione, una delle condizioni necessarie, anche non sufficienti, per fare la PrEP è essere sieronegativi, avere il test HIV negativo, quindi va ripetuto anche questo. E io sono sicura che se facessimo un sondaggio per vedere quante persone si sottopongono a uno screening simile ogni 3 mesi, non credo proprio. Cioè, io lavoro in ospedale e non ho presente una categoria di persone che fa uno screening così, così stringente. Quindi in realtà c'è una serie di vantaggi da quel punto di vista. E l'altra cosa è che l'uso del profilattico, sì, ok, in teoria ce lo siamo detti, previene da tutte le malattie sessualmente trasmesse, ma usato in un certo modo. Come diceva giustamente Michele,
la trasmissione di alcuni tipi di malattie non passa solo esclusivamente, quando parliamo di rapporto sessuale a rischio non è solo quello penetrativo, anale e vaginale, quindi ci sono altre mille modalità in cui uno ritiene per esempio che il profilattico non serva e che appunto, ecco, mi chiedono giustamente, i rapporti a rischio in generale si riferiscono a qualunque tipo di rapporto, anale, vaginale, orale, senza l'utilizzo di nessun tipo di protezione. Ora stiamo parlando appunto di che tipo di protezione parliamo, protezione farmacologica, protezione meccanica, non selettiva, però in questo caso, in questo senso, lo screening è una forma di protezione, di prevenzione. Uno screening così stringente come quello che prevede quel protocollo non esiste, cioè non esiste neanche i sieropositivi. Penso, Michele, tu mi potrai confermare che in chi fa una terapia cronica uno screening così di tutte le altre malattie sessualmente trasmesse non c'è, non lo fate, cioè noi non lo facciamo, quindi penso appunto. Quindi in realtà alla fine va a finire che Bastian è quello che fa lo screening migliore, stringente, regolare. Dimmi. Ti dirò, se posso dire una cosa proprio dall'esperienza personale, ti dirò di più. Quando già ero in HIV, cioè ero sieropositivo, in realtà qualche anno fa, ancora qui a Verona non c'era l'ambulatorio che gestiva la PrEP e quindi anche tutte appunto queste infezioni, chiesi, perché, ma più che altro perché avevo, come dire, venendo dalla mia situazione politica, anche conoscevo tutto il contesto europeo, sapevo che in Germania lo screening, come dire, il check-up completo è una cosa normale, quindi di farsi un tampone per clamidia, gonorrea, eccetera, per una persona gay è normale. Sono andato a chiederlo qua in ospedale, sto parlando di 6 anni fa, forse adesso non mi ricordo francamente. Beh, cioè, hanno fatto resistenza perché non volevano farmeli, cioè, e alla fine sono riuscito a strappare solo, adesso vabbè la dico, mi hanno fatto un tampone uretrale, tra l'altro potevano anche evitarmelo perché potevo fare un'analisi sulle urine normalmente, sembrava quasi una punizione per aver chiesto uno screening completo delle altre infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi questa è la realtà purtroppo in questo paese ancora. Scusa se ti ho interrotto. No, ma è così. Tra l'altro quello che tu descrivi te l'hanno fatto una tantum, quindi una volta sola. Sì. Cioè, non con una cadenza da fare. No, certo, perché l'ho chiesto, perché l'ho voluto. Quindi, però questo è proprio il classico quando si parla di investimenti sulla prevenzione, perché i vantaggi della prevenzione tu non li vedi, ma il fatto di non vederli è perché la prevenzione funziona. Cioè, il problema è quando vedi le malattie, significa che non c'è una prevenzione a monte. Quindi dotare tutti i reparti malattie infettive di un ambulatorio HIV è una conseguenza del fatto che HIV è un'infezione che si è diffusa negli anni, al quale a un certo punto, diciamo, per la quale c'era un numero di utenti tale che era necessario, diciamo, agire in questo modo. Io temo che ci vorrà parecchio per quanto riguarda la PrEP. E vi dico, so che anche qui, io so ad Ancona, so che qui la più vicina è a Rimini, ma io temo che da Ancona in giù non so quanti ambulatori PrEP ci siano in effetti. Quindi è il solito discorso, cioè un discorso sulla prevenzione che mi trova d'accordissimo. Tra l'altro ti dico, nel sito che gestiamo noi, tra l'altro, Ancona è segnata all'ospedale Riuniti di Ancona. Io ti dico, so per certo che nel corso di l'ambulatorio HIV, cioè da decenni, nel corso di tutta la sua storia, perché mi sono informata in proposito, hanno fatto due soli pazienti, okay, hanno seguito per la PrEP, che erano membri di coppie sierodiscordanti che cercavano una gravidanza, quindi i pazienti che hanno fatto la PrEP solo per il tempo del concepimento e basta. Ok. Allora me lo segno, magari, vabbè, non so dove venga questa informazione, lo toglieremo, grazie.
No, allora, al sud, a Napoli c'è, poi in Roma, Calabria, però da quanto sappiamo è chiuso a Cosenza. Abbiamo anche inviato delle mail come prepinfo, ma non ci hanno mai risposto. Poi adesso col discorso del Covid, chiaramente lo saprei meglio di me, molti reparti di infettivologia hanno proprio poche risorse per occuparsi anche della PrEP. Dunque, insomma, speriamo che le cose migliorino e speriamo di poter fare un pochino più di pressione quando le acque si Fabio deve calmeranno. fare, se volesse, 250 km almeno. Se volesse, Fabio, per dov'è adesso? Se volesse iniziare un percorso del genere, la distanza minima che deve fare è arrivare a Roma. Capito? Quindi, sì. Maria, durante il tuo intervento era arrivata pure un'altra domanda, ovvero come si possono migliorare i servizi di screening? Ovviamente è aperta anche a Michele e a Bastia nel caso in cui vogliate rispondere a Nicolas di Domizio. Questo è sempre comunque, diciamo, figlio dell'autonomia che le regioni e le ASL hanno, perché il test HIV è anonimo, gratuito, finché, diciamo, quei progetti regionali durano. E allora tu lo puoi fare sempre, gratuitamente, anonimamente, lo puoi fare una volta Perché al in mese. Abruzzo c'era, ma da quello che mi sa che non è stato più rinnovato. Il progetto è scaduto e hanno smesso. Quindi chiaramente questa era un'ottima risorsa perché appunto tutti noi siamo vittime di questo stigma sociale che si associa a praticamente tutte le malattie infettive, in particolar modo ad alcune, per cui non vuoi far sapere che vai a fare il test HIV perché lo vai a fare, non vuoi dare nome e cognome. Noi abbiamo chiaramente noi, ma tutti gli ambulatori di HIV che io abbia frequentato durante la mia breve carriera, i pazienti non vengono nell'ambulatorio più vicino a casa loro, molto spesso, in alcuni casi, ma scelgono premeditatamente di frequentare ambulatori lontani per evitare di incontrare qualcuno e di dover dare spiegazioni. Quindi questo era uno strumento, secondo me, efficace, è uno strumento sul quale bisogna investire, che costa. Non costa neanche tanto perché il test HIV, il test di screening che vi dico non costa tanto proprio dal punto di vista laboratoristico. Però ci vuole un investimento e per l'investimento ci vuole una lungimiranza che appunto creda effettivamente in quello che dice Michele, cioè che la prevenzione a lungo termine ti costa meno, fa risparmiare perché riduce il numero di malati nel futuro, malati, di persone che devi trattare cronicamente. Sì, se posso aggiungere, io credo che nel migliore dei mondi possibili, lo dico proprio perché il ruolo di un'organizzazione come la nostra è, come dire, è lavorare per raggiungere il migliore dei mondi possibili, sarebbe di avere, come dire, dei servizi sul modello di cliniche sessuali, checkpoint che si occupano di salute sessuale e a forte conduzione o quantomeno a forte co-conduzione comunitaria, cioè luoghi in realtà gestiti dalla comunità, anche dal target di riferimento, per così dire. Quindi proprio per la dimensione di stigma che è molto forte, cioè perché il contesto istituzionale sanitario, a mio parere, non è oggi preparato a superare i propri limiti, anche di tipo culturale, rispetto a tutto ciò che circonda la sessualità. Quindi, cioè, rispetto proprio allo stigma della sessualità che si collega molto alla gestione delle infezioni sessualmente trasmissibili. E quindi servirebbero servizi gestiti in collaborazione tra le istituzioni sanitarie e le associazioni, o quantomeno sì, le associazioni fondamentalmente, un po' come appunto sul modello del checkpoint, sul modello delle cliniche sessuali che ci sono in tanti paesi europei, per aumentare l'accessibilità, per ridurre la barriera che c'è nell'accesso e anche per gestire tutta una serie di questioni che non sono solo di
riduzione delle infezioni e diciamo così delle varie infezioni solamente trasmissibili, ma sono anche di tutti gli effetti psicologici che ci sono intorno a queste tematiche. Lo stigma, l'impatto che ha la persona con HIV, la persona che si è appena diagnosticata, cioè ci sono tutta una serie di questioni che riguardano la dimensione sessuale, per non parlare poi, e apriamo un capitolo e lo chiudiamo anche, di aspetti ancora più complessi come il chemsex, che sono un fenomeno, diciamo che dal punto di vista della gestione sanitaria sono ancora più complesso e che hanno bisogno di un approccio molto più comunitario e multidimensionale di quanto oggi non possono fare i servizi così come sono organizzati. Grazie mille. Bastian, c'è una domanda per te. Sì. Vorrei chiedere a Bastian della reazione che hanno le persone che sono solite fare sesso senza preservativo quando scoprono la PrEP. Ne hanno paura? Ne sono incuriosite? Come la giudicano? Mi riferisco anche a quel velo di ipocrisia di cui si parlava nel suo intervento. Eh no, sono super, super incuriosite, ovviamente. Però ritorniamo al discorso. Se non ce l'hanno relativamente vicino a casa, si sentono anche molto deluse e molto scoraggiate. Un po', magari dal punto di vista proprio economico, magari si devono fare 100 chilometri, magari non hanno i soldi per poterlo fare. Dall'altro lato, secondo me, in alcune persone c'è anche un po' di come si dice, non volersi prendere carico della propria salute. Adesso, non tutte chiaramente, però probabilmente c'è anche un meccanismo psicologico di non voler affrontare il problema, perché chiaramente magari sono anni che fanno sesso senza preservativo, vuol dire che se iniziano la PrEP devono farlo un test dell'HIV e loro probabilmente ne hanno molta paura. C'è chi invece in questo anno, magari che parlo su Instagram è così, però quattro persone hanno iniziato la PrEP, ma cioè, anche i ragazzi del gruppo, del nostro gruppo PrEP in Italia, che magari fanno, ne parlano su Grindr così, cioè quando gli dai le informazioni poi sono reattivi. E ovviamente ritorniamo al discorso di cioè, che diceva Michele di fare servizi come i checkpoint, dunque gestiti dalla comunità. Anch'io infatti sono, io potevo andare o a Bergamo o a Verona o a Milano, che sono quelli più vicini a me. Io ho scelto Milano il checkpoint perché era gestito dalla comunità. Era gestito da volontari, perché a me l'ambiente ospedaliero personalmente non mi sento a disagio, ecco. Per quanto poi di Verona mi abbiano parlato molto bene della dottoressa in realtà, che c'è, però il sapere di non essere in un ospedale, ma di essere in un'associazione, in un ambiente tranquillo, ed effettivamente tutte le volte che sono andato sono super carini i ragazzi, dunque cioè, viva i checkpoint, ecco. E comunque in generale poi in realtà tutti i reparti che si occupano di PrEP, dall'esperienza, dai feedback che ho magari di altri ragazzi che li frequentano, per fortuna il personale sanitario di chi degli infettivologi e delle infettivologhe che danno la PrEP sono super in gamba e per niente stigmatizzanti, super tranquilli. Grazie mille. Michele, domanda per te. Cosa ti sentiresti di consigliare ad una persona che scopre di essere sieropositiva? Oddio, di non abbattersi innanzitutto. E cosa mi sentirei di consigliare? Sì, di non abbattersi, nel senso di non aver paura. Cioè, è chiaro che avrà paura, ma gli direi oggi non ha più senso aver paura. Sapere che può tranquillamente vivere una vita esattamente come tutti gli altri e che anche dal punto di vista della, come dire, dell'infettività è tutto un altro mondo, appunto. Cioè nel senso che oggi si può avere una vita sessuale normale, serena, come se non si avesse l'HIV, se si è in terapia, dal punto di vista proprio della trasmissione dell'HIV. Quindi,
E niente, poi vabbè, in seconda battuta gli direi certamente di prepararsi a tanta ignoranza, questo sì, purtroppo lo devo dire. Però ecco, subito al momento gli direi circondati delle persone meno ignoranti, ecco, che puoi trovare. Magari fai riferimento alle associazioni, trova, contatta persone, sì, associazioni o insomma... punti di riferimento con cui tu possa parlare tranquillamente di questa cosa. E so che è difficile, so che può essere difficile per molte persone, però io credo che la cosa più controproducente che si possa fare oggi è vivere questo come un oscuro segreto da... come dire, da custodire con vergogna e paura, ecco, questo no, cioè nel senso si può anche gestirla come un segreto in tanti contesti, persino io volendo lo farei ancora in alcuni contesti, però non, cioè è proprio il senso di sé rispetto a questa infezione che non deve mai scadere, o meglio cadere nel senso di non di essere solo, di essere sbagliato, di doverlo nascondere a chiunque, che sia una cosa di cui avere vergogna. No, cioè so che è difficile perché chiaramente si sbatte contro la maggior parte delle, cioè molte persone, anche quelle un pochino, talvolta anche quelle un po' informate. Io non ero tutto sommato uno totalmente disinformato, qualcosa sapevo, per dire, già nel 2008, eppure ho comunque sbattuto contro un muro, cioè nel senso che alla fine l'impatto con lo stigma, con le paure, eccetera, l'ho avuto comunque. Quello su cui da subito è il caso di lavorare è proprio di non farsi mangiare dallo stigma, ecco. Dallo stigma interiorizzato, ecco, direi proprio, non farsi divorare dallo stigma interiorizzato, questo sì. Grazie. Poi c'è un'altra domanda, sempre Michele, però se vuole poi rispondo ovviamente anche Bastian. Vorrei chiedere a Michele cosa pensa della domanda sei sano, che spesso viene fatta nelle app di dating, è giusto farla o è discriminatoria? Allora, no, vabbè, l'ho anche penso accennato prima, è una domanda stupida, cioè è discriminatoria dal mio punto di vista, però è proprio una domanda stupida, nel senso che è una domanda che non aggiunge, non toglie niente alla gestione del rischio, cioè nel senso che cosa ti devo dire? Cioè tu mi chiedi, adesso facciamo il caso, andiamo proprio nel concreto, io sono sieropositivo, mi chiedi se sono sano e cosa ti devo dire? Cioè che c'ho l'HIV, che non c'ho l'HIV, cioè nel senso non la trasmetto neanche, che cosa ti devo dire? Che non sono sano? Cioè, già questo di per sé certo è discriminatorio perché è tutto un... però è come dire, è anche inutile, che cosa ti devo dire? Certo che sono sano dal punto di vista della trasmissione, sicuramente sono sanissimo, però il peggio è che potrei persino, cioè potrei avere una clamidia, una gonorrea, essere... come dire, non averle tra l'altro non sintomatiche, non saperlo e quindi da quel punto di vista non essere sano e passartela. Quindi a che cosa serve chiedermi se sono sana? Cioè per che cosa? È come se con questa domanda l'altro dovesse in qualche modo chiedere all'interlocutore un patentino di moralità più che di rilevazione dell'effettivo stato sierologico rispetto alle varie infezioni. E questo vale tanto più per l'HIV, tra l'altro, perché se tu lo chiedi a me che sono sieropositivo, che so di essere sieropositivo e come tutti i sieropositivi sono in terapia con carica virale non rilevabile, la stragrande maggioranza dei sieropositivi, mi fai appunto una domanda che è tecnicamente, cioè, vabbè, inutile. Ma se me lo chiedi che sono presunto sieronegativo, cioè non so, credo di essere sieronegativo, ti dico che sono sano perché sono convinto di essere sieronegativo, non sono in PrEP, eccetera, e magari c'ho pure l'HIV e magari pure in fase acuta,
cioè nei primi due mesi, primo mese e mezzo, sono una bomba epidemiologica dal punto di vista dell'infettività, ti dico sì, sono sano, ok, scopriamo un preservativo e te la becchi. Cioè, per cui che senso ha fare una domanda del genere? È proprio una domanda che secondo me è un po' figlia di quello stigma simbolico. Cioè vogliono sapere se sei moralmente pulito o meno. Sebastian, su questo vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto tutto Michele, è stato fin troppo sobrio, perché secondo me a una certa si può anche mandare a quel paese le persone, nel senso che insomma nel 2020 non ha senso chiedere se sanno meno. Penso che, ma in questo non ci abituiamo, non siamo stati educati, nel senso che se ogni persona fosse stata educata a pensare alla propria di salute, cioè non è che vado a chiedere a un'altra persona se sei sano, cioè se proprio sono così preoccupato uso sempre il preservativo e basta. Se ho così paura delle malattie, se vado a chiedere a qualcun altro è perché imputo all'altro il fatto che è l'altro che è colpevole se mi prendo qualcosa. Cioè dovremmo essere proprio educati fin da piccoli a ragionare sulla propria salute, a ragionare come noi vogliamo proteggerci. È una domanda di merda, permettetemi. Per sì, me è accordato, assolutamente. Infatti mi ha fatto bene a dirlo, perché appunto il concetto non l'avevo sottolineato, in effetti avevo, però appunto è proprio tra l'altro una delega, cioè è proprio una delega sulla propria salute, chiedere una, tra l'altro una delega sbagliata, perché poi tra l'altro non è assolutamente inefficace. Antea chiede: se risulti positivo a un test di un'altra IST, devi interrompere l'assunzione della PrEP, Bastian? E Maria, no. Ovviamente. No, almeno io, no. Assolutamente, avendo tra l'altro a che fare con gli infettivologi e le infettivologhe, ti danno l'antibiotico o la cura, insomma, per curarlo e boh. No, sono... è vero, non è necessario. Quello che andrebbe sospeso, almeno solo per la durata della terapia antibiotica, è l'attività sessuale per un semplice fatto. Ho detto terapia antibiotica perché penso a gonorrea, clamidia, sifilide, ok? La gonorrea e la clamidia, se le tratti, si possono riprendere. Quindi continuare l'attività sessuale mentre uno sa di averla e sta facendo un antibiotico e non ha finito il ciclo, significa passarla continuamente al partner e riprendersela e dare inizio a un circolo vizioso. Quindi solo questo, però sono curabili con l'antibiotico, ma non c'è nessun problema o interazione o controindicazione a non continuare a assumere l'antivirale, assolutamente. Come diceva giustamente Bastian, l'unica eventuale controindicazione assoluta, che però è piuttosto rara, è un'insufficienza renale importante legata proprio all'utilizzo di quel tipo di molecola là, cioè da quando la utilizzi peggiora l'insufficienza renale al punto da doverla sospendere. Però se consideriamo che quei principi attivi sono utilizzati anche nel trattamento dell'infezione HIV, quindi cronicamente sono farmaci ben tollerati anche per anni, quindi difficilmente, diciamo, la PrEP si sospende per un'insufficienza renale, a meno che questa non ci abbia altri substrati, insomma, altre situazioni. Ultime due domande. Questa era arrivata quando stava parlando Bastian. Credi che questo essere restio a fare controlli sia dovuto alla presenza molto spesso di comportamenti stigmatizzanti all'interno delle strutture dedicate allo screening? Come si vive con le realtà sanitarie l'essere una persona in PrEP? Allora, sì, penso che essere restio sono i comportamenti stigmatizzanti che magari a me scrivono ragazze e ragazze che vanno nei centri apposta, cioè dunque medici e dottori e dottoresse che lavorano in centri per le MTS, che fanno uno stigma, magari molto lieve, magari lo sguardo, ci vogliono proprio persone super competenti, cioè perché poi una persona magari molto agitata va lì e deve trovare proprio persone che abbiano anche il linguaggio corporeo giusto, perché in quei momenti lì anche lo sguardo sbagliato può inferire molto sulla psicologia delle persone e su come stanno, no? E dalla mia esperienza poi invece è legato, appunto, come dicevo, chi è in PrEP va negli ambulatori, io mi trovo molto bene al Milano Checkpoint, però in generale dalle voci che sento dagli altri ragazzi eccetera,
gli infettivologi che prescrivono la PrEP sono assolutamente accoglienti, non ci sono problemi. Molto spesso ci sono problemi con i medici di base, perché magari nelle zone in cui non ci sono ambulatori di PrEP conosciuti, una persona va dal medico di base o dalla dottoressa di base che dà la PrEP e magari non ne sanno assolutamente niente i dottori e la dottoressa di base. E dunque la persona deve spiegare cos'è la PrEP, oppure non ha il coraggio di spiegarlo perché chissà cosa va a pensare il medico di base, eccetera. Maria, tu ti sei mai scontrata con qualche comportamento stigmatizzante? Io ricordo, ad esempio, quando feci tirocinio, reparto di malattie infettive, ricordo c'era un paziente sieropositivo, noi stavamo facendo il giro visite la mattina, stavo con altre due colleghe che, mi ricordo, non vollero usare il proprio fonendoscopio, perché avevano paura che mettendo il fonendo sul ragazzo potesse infettarsi il fonendo. E io mi ricordo che stavo studiando, facendo tirocinio, mi sono messo proprio le mani nei capelli perché ho detto, ma come cavolo fai tu che stai facendo tirocinio ad aver paura che mettendo il fonendo... Studiavano medicina con me, e sono rimasto scomodo, tant'è che ho detto scusate un attimo, faccio io, proprio perché davanti sinceramente pure al ragazzo dico, ma che razza di comportamento è? Volevo sapere se ad esempio tu nella tua carriera o comunque nella tua formazione ti sei trovata alle volte con comportamenti stigmatizzanti da parte ad esempio del personale. Ma sì, sì, ma un grande classico non so, viene un paziente con malattia a caso, cardiaca, pensi, poverino. Viene il paziente, no, diagnosi HIV, pensi, chissà come l'ha preso. Cioè, questo è un ragionamento tipico, diffusissimo, negli ospedali, fuori dagli ospedali, dovunque. Classico che riguarda l'HIV, che riguarda altre malattie infettive, classico delle malattie infettive, che in quanto contagiose... C'è una colpa in un tuo comportamento sbagliato probabilmente che ti ha portato a prendere quella determinata infezione. Quindi, diciamo, se uno sceglie di fare l'infettivologo, mette in conto questo aspetto qui, o perlomeno dovrebbe mettere in conto questo aspetto qui e anzi educare, ma a volte anche tipo i familiari e i pazienti. A non giudicare il familiare ammalato, però sì, chiaro, non farò nessun commento sui medici di base, non farò nessun commento sugli altri operatori sanitari, ma è inevitabile. Sì, l'ho visti. Sì. Va bene, l'ultima domanda era arrivata durante l'intervento di Michele. Pensi che questa paura nei confronti di una persona sieropositiva è correlata all'età e alla cultura della persona o è indifferente? Sinceramente non saprei. Un po' forse sì, nel senso che credo che le giovani generazioni che si affacciano a questo mondo, come dire, non hanno il carico di tutto il simbolico storico che è stato l'HIV / AIDS negli anni precedenti. Però non te lo saprei dire obiettivamente dal punto di vista statistico, non saprei. Nella mia esperienza è stato più facile con ragazzi molto giovani, sì, in effetti, devo dire. Però non saprei se è una... Diciamo che ci sono degli elementi per cui uno potrebbe dire che è ragionevole che i più giovani vivano meno peggio questa cosa, magari perché hanno più informazioni, perché sono più permeabili anche alle informazioni, cioè c'è un livello di impermeabilità di un certo blocco di persone all'informazione nuova che fa sì che di fatto in certe persone non si riesca a ridurre lo stigma, perché per tutta una serie di... Cioè,
non si riesca a ridurre la tendenza a stigmatizzare, perché comunque hanno magari un portato di conoscenze, credenze, eccetera, che non vogliono abbandonare. Parlo appunto di generazioni precedenti. Sui più giovani, secondo me, è un po' più... sì, c'è una maggiore permeabilità, credo. Però... Grazie mille. Allora, non... qualcuno a Bassiano Maria vuole aggiungere qualcosa? Io penso di aver detto tutto. Okay. Le cose che volevo dire. Allora, io innanzitutto vi ringrazio, quindi vi ringrazio per aver partecipato a questa diretta, aver portato comunque la vostra esperienza. Per chi ovviamente ci sta seguendo, vi ricordo che Bastian ha un canale, ha una pagina Instagram, quindi qualora vogliate comunque approfondire o fare domande in più riguardo la PrEP, il profilo è BastBucks con 2X, quindi lo trovate su Instagram. In più, ovviamente, nel caso in cui vogliate fare anche domande su, non so, gli IST in generale o comunque anche a livello politico, vi ricordo che comunque Arcighi è presente in oltre 70 associazioni su tutto il livello nazionale, quindi su www.arcighi.it potete trovare il comitato più vicino a voi. Come Arcighi abbiamo uno sportello salute, quindi qualora, ovviamente non dal vivo in questo momento, però qualora abbiate comunque domande o curiosità, abbiamo il dottor Davide Scutti, che comunque è disponibile per domande nei rispetti